in quinto B al ginnasio. Ah sì? E come sta messa? Carina, c'ha un bel viso, magari il culo un po' troppo grosso, però si può fare. Una botterella. Ecco, là dietro si infrattavano le coppiette, lo dice pure Orazio, mica lo dico io, certo, lui lo dice in latino. E di là invece c'era... Perché si fa chiamare Lorenzi? Perché? Si vergogna di far vedere che è figlia di quel soggetto. Le prefiche che strillavano manco dovessero svegliare il morto. Mentre sui rostri... Tua mamma come sta? Guarda, lascia perdere. Prima si addormentava alle 7 di mattina ubriaca e adesso prende il valium e si addormenta alle 7 di sera. Tra 2 settimane dovrebbe arrivare mia sorella da Milano. E chi era ricco si faceva vedere qua, veniva con una lettiga, con le braccia piene di catene, bracciali, anelli d'oro. E diciamo che i ricchi di allora erano diversi da quelli di adesso. Sarebbe capace di spiegare anche Sassi. Lui spiega per sé, non per gli altri. Sì, ma come va la storia tra di voi? Quale storia? Siamo amici. Ah sì, certo. Ma perché non siamo amici? Se non lo sai tu. Dai, andiamocene, questo non lo sopporto più oggi. Andiamocene. Marziale scrisse un epigramma, dice: Massimo, tu c'hai una casa all'Aventino, un'altra all'Esquilino, se uno deve cercare... Se ne vanno tutti. Eh sì. Me ne vado pure io perché c'ho il trasloco, te che fai? Vengo con te. Diciamo che chi è dappertutto è un senza tetto. Novità? No, Orazio, niente. Infatti preferiva venire qui al foro la sera, quando era deserto, quando c'erano soltanto le fattucchiere. Scusate, dove stanno gli altri? Vabbè, però così non si può, per favore, dai, e che... Poi se me la letta giochi o vai adesso. Ma che parla, cinese? No. Bye. Sorry. Questo caricatelo per ultimo, magari adesso l'appoggiate là. Oh, devi far piano. Mi è scappata. Non ti deve scappare. Però pure te sei sempre in mezzo, faccia lavorare, Ma senti, ma ci stiamo io, va, te ne va. Lucio, falli lavorare in pace. Non lo so, ci sta la rompetutto, T'ho detto te scende. Non fate rompetutto, anzi, sai, ti dico, che la cassa è mia me la porto io. Lucio, cazzo, stiamo già pieni dei problemi, te ci metti pure te. La cassa è mia, non si tocca. Daniele, dammi una mano. Oh, che stai a dormire? Daniele? No. Oh, non devi far finta, la devi prendere, Dai, cammina. Io mi sa che stanotte non dormo. Ora che è abbastanza normale. Anch'io le prime notti nella nuova casa non riuscivo a dormire. Daniele, perché non mi dai la pasticca di tua madre? Così io mi ci ammazzo, forse dormo. Mi sa che ho detto una cazzata, Vabbè, va, andiamo. Proprio ti cercavo. Ci serve un itinerario per la gita. Però non una roba scontata tipo Parigi, Barcellona, Praga. Scusa, ci serve a chi? A noi. Siamo io, te e Melanie, però non sappiamo dove. Pera ha detto che i ragazzi le città d'arte l'hanno già viste tutte. Guarda, Enrico, non mi pare una proposta valida. Siamo al secondo quadrimestre, ci stanno le interrogazioni di recupero e io dopo l'ultima esperienza al Colosseo con le gite ho chiuso. Ma guarda che partirebbero lo stesso i ragazzi, andrebbero in settimana bianca. Secondo me li dobbiamo prendere in contropiede. Enrico, non si può fare, perché in classe con la demulenza sta Elenina. E allora in gita con me non ci verrà sicuramente. Ecco. Cicericchio. E Elenina tua te la convinco io. Oh, mi raccomando, l'itinerario, pensa bene. Ci vediamo domani mattina. No, ti chiamo stasera.